Asia Nucetelli si è raccontata in un'intervista al programma radiofonico Non succederà più, rispondendo a domande sulla sua vita privata e sul suo futuro lavorativo. La ex concorrente del Grande Fratello VIP ha ammesso essere fidanzata con il rapper Wayne Santana e ha raccontato molto altro. Prima di parlare della storia con il giovane esponente della Dark Polo Gang, la figlia di Antonella Mosetti ha voluto precisare come non ci sia stata alcuna storia d'amore con Gianmarco Valenza, ex tronista di Uomini e Donne. Tra loro, solo una breve frequentazione. Con Gianmarco Valenza non c'è stato nulla, non siamo stati fidanzati né c'è stato un flirt. Diciamo che era un'amicizia, poi è diventato un sentirsi. Un inciucetto? Chiamalo come vuoi. Non mi è partito nulla, penso neanche a lui. Io sono molto difficile sull'amore. Non mi interessa che sia bello, brutto, simpatico e mi interessa che parta qualcosa. Sulla relazione con Wayne Santana, nome d'arte di Umberto Violo, Asia preferisce non svelare i dettagli. Ancora una volta, la giovane è stata bersagliata da molte critiche dopo la pubblicazione di un video che la mostrava insieme a lui e preferisce non parlare della sua vita personale. Lo sanno tutti, è evidente. Non posso negare, ho pubblicato io tutto, ma non mi piace tanto parlarne perché me ne hanno detto di tutti i colori. La vita privata è un pochino più delicata, quindi tengo a tenerla per me. Asia ha parlato anche delle vecchie voci, presto smentite, di una partecipazione a Temptation Island, e un ruolo che non mi compete. Non riuscirei perché io mi trovo più dalla parte delle fidanzate, e della lite social con Selvaggia a Roma, una delle protagoniste della trasmissione. Asia l'accusò di cattiverie gratuite contro Desiree Maedera, la tentatrice del suo fidanzato Francesco Chiofalo. E la Roma replicò attaccandola duramente. Lei continuava a dire di continuo: Desiree è brutta. Al di là della gelosia, anch'io sono gelosa o malata, è un'eresia, come fai a dire che Desiree sia brutta? Ci vuole coraggio. Io conosco Desiree, ma senza farmi dire nulla da lei, mi son sentita di dire che nessuna delle due è brutta, però io odio le donne che dicono che le altre donne sono brutte. Lei mi ha risposto ed è andata oltre, comunque non ho nulla contro Selvaggia. Posso anche andarci a cena domani sera. La Nucetelli ha quindi svelato i prossimi step del suo futuro lavorativo. Dopo l'esperienza al Grande Fratello VIP, l'abbiamo vista in veste d'opinionista nei programmi di Barbara D'Urso. Questa avventura continuerà, ma dal prossimo autunno Asia si iscriverà anche all'università, con l'intenzione di diventare criminologa. La televisione mi sta dando tanto, sono diventata autonoma e indipendente economicamente. Studio anche, infatti a settembre riprendo l'università indirizzo psicologia, con specializzazione criminologia. È sempre stata sin da bambina la cosa che volevo fare di più al mondo. Ora funzionano molto anche i social, e per il mondo dei giovani è molto importante. Vorrei trovare un ruolo lì. Proprio su Facebook e Instagram, Asia è molto seguita anche se spesso criticata. I fan sono tanti, anche se la popolarità non sempre dà frutti sani. Ho incontrato persone che hanno iniziato a rifarsi chirurgicamente per assomigliarmi, persone che conoscevo. Quando si va così oltre non mi fa piacere. Penso che tu abbia un problema e devi andare a farti curare. Chi se ne frega?